Siete pronti per fare la spesa? Oggi abbiamo due ricette davvero interessanti, molto primaverili, davvero da festa, quindi degli asparagi farciti con il latte e il basilico, una salsa fatta appunto con il latte e il basilico e poi un dolce, dei biscotti fatti con la farina di ceci mai sentiti, Ilenia ci saprà stupire anche questa volta, e pensate, dulce de leche, insomma, lei mette un po' alla prova le mie capacità linguistiche. Detto questo, siamo pronti per fare la spesa, seguiteci. Limoni. Ce ne serve uno, ma facciamo il pieno di vitamine lo stesso. Ho trovato anche gli asparagi. Farina di ceci e farina di cocco. Prosciutto crudo di Parma. Farina 00, meglio se biologica. Uova, vedi, allevamento a terra. Saremmo più felici di vederle razzolare nell'aia, però sempre meglio di niente. E con la senape abbiamo finito. Allora andiamo subito a pagare alle casse e poi dritti in cucina. Buongiorno Ilenia. Buongiorno. Buongiorno. Si può? No, non è per te. Come non è? È anche per te. Meno male. È anche per noi. Però ho preparato un piccolo spuntino per la nostra ospite. Ah, allora l'hai vista dietro le quinte. Sì, e poi tra l'altro mi sta molto a cuore perché abbiamo una cosa in comune. Sì. Due cose in comune. Due cose in comune. Se proprio vogliamo essere precisi. Che non è l'attività fisica. Hai visto che... scusa. Hai visto che bella la nostra cucina? Sì. Avete visto che belle novità che abbiamo? Poi anni 50. È la tua. È la mia. Sì, quindi. È la nostra. È mia. Nostra. Ascolta. Sì. Allora, un piccolo caffè adesso e poi io aspetto in studio, anzi in cucina, per fare questo piccolo spuntino prima di iniziare a lavorare. Quindi corri! Vado! Non far finta, devi correre! Sì, così ti ricordi? Come si fa? 13 record nazionali, 17 titoli italiani assoluti, lei è la donna più veloce d'Italia. Manuela Levorato, bellissima tra l'altro, e vedo che qualche record deve nascere, no? Sì, ci siamo dati da fare dopo la fine di questa lunghissima carriera e sono in attesa di due bimbi, due un gemelli. Maschio e una femmina. Insomma, due record assoluti anche qui, credo. Sì, insomma, è un buon primato, poi ho già una bimba di 6 anni e mezzo, dunque, insomma, è un dopo carriera impegnativo. Direi di sì. Ma tra l'altro uno dei tuoi impegni più grandi oggi è quello come volto testimonial della Città della Speranza. E qui entriamo continuiamo a parlare di bambini, quindi di bambini che stanno attraversando comunque una fase particolare della loro vita, una battaglia importante che è quella contro appunto leucemie e tumori infantili, giusto? Sì, assolutamente. Ti verso un po' di caffè? Le mamme in attesa lo prendi? Non lo so, nel senso non sono ancora... È passato il primo trimestre fastidioso dove il caffè di solito non piace
a nessuna delle mamme in attesa, dunque volentieri. Un po' di zucchero? Sì, grazie. I gemelli gradiscono? Gradiscono, sì, sì. Spiegami un po' questo tuo impegno con la Città della Speranza. Innanzitutto sono molto orgogliosa che abbiano scelto me per fare questa bella puntata poi, e faccio parte del territorio e credo di essere sempre stata vista come sensibile e vicina a queste tematiche, e credo che sia un vero e proprio miracolo quello che sono riusciti a fare qua a Padova, davvero un'eccellenza più che europea. Stefania Focchesato, che ne è il presidente, insomma, ha parlato di percentuali incredibili, di cure, sì. Poi di ricerca, e perciò non si può che appoggiare un'iniziativa così bella e nobile. Si parla di bambini esatto, che soffrono, dunque. Ma di bambini che anche ce la fanno, infatti, esatto. Molto spesso si tende, quando si sente parlare di queste malattie, dire oddio, si fa un sospiro e si gira la testa dall'altra parte. Invece no, bisogna affrontarle con la speranza nel cuore, perché è quella che poi ti aiuta anche ad affrontare questi momenti e affrontarli a testa alta, con il sorriso, che è la migliore terapia. Esatto, esatto, ed è grazie a queste persone veramente capaci e caparbie che le percentuali di guarigione, di diagnosi sono aumentate in maniera incredibile, perché appunto Stefania prima parlava di guarigioni del 70-80%. E insomma, allora Manuela, però ti faremo cucinare oggi, eh? Certo, molto volentieri. Ti faremo cucinare, allora gustati il caffè, rilassati un po', grazie, rilassatevi un po', e poi andremo in cucina da Elena che ci sta aspettando. Un minuto di pubblicità, restate con noi. Vieni Manuela, vieni, accomodati. Ciao, buongiorno, benvenuta. Anzi, piacere. Benvenuti. Grazie, sì, perché che qui bello. Siamo in tanti. Sì, veramente, che è una cosa bellissima questa. Ma lo sai che ho nostalgia? Sì? Sì, poi passa però. Allora, grembiulino. Vediamo. Che poi è una pancina, Sì, ma è tutta pancia, solo pancia. Cioè. Una pancina, ma sono solo al quinto mese, perciò fino a là è lunga. Dunque, sono già bella. Quando una sorella? È dell'estate, primi di agosto, ma si presume che i gemelli nascano anche un po' prima, perché cominciano dipende. A avere un po' meno spazio. Sono arrivato 8 mesi e mezzo. Sì, buono. Quindi, aspettiamo te. No, volevo appunto capire, il nostro spuntino? Il vostro spuntino è qui. Sei invitata altre volte in cucina, così farà questi spuntini anche per me. Ecco, vabbè, volentieri. Preferenze. Dai, Piale. Ascolta, dici cosa sì. Cucineremo oggi. Così intanto, mentre appunto dico gli ingredienti, voi potete mangiare. Allora, faremo dei biscotti con una farina alternativa, che è la farina di ceci. E quindi alla fine è una ricetta vegana per quanto riguarda appunto il biscotto stesso, mentre per quanto riguarda l'accompagnamento sarà una crema che si chiama dulce di leche, quindi una crema al latte. Sì, buonissima questa. Fatto dulce con spagnolo. Il latte, appunto, un latte di ottima qualità, perché per farla ci vuole un ottimo latte. Ma dopo ne parleremo latte. Perché è un latte particolare. Bravissima. Con un marchio particolare della regione Veneto, quindi parleremo anche di questo. Esatto. Intanto Ilenia subito gli ingredienti. Ok, voi mangiate, buon appetito. Tanto per cambiare. Gli ingredienti che ci occorrono per i biscotti alla farina di ceci e il dulce de leche sono: per il dulce de leche, 1 litro di latte intero QV, 300 g di zucchero, una bacca di vaniglia, un cucchiaino da caffè raso di bicarbonato ad uso alimentare. Per i biscotti, 140 g di farina di ceci, 20 g di pinoli, 20 g di farina di cocco, 50 g di zucchero di canna, un cucchiaino di cannella, la scorza grattata di un limone, 60 ml di acqua e 60 ml di olio di semi di mais. Buonissimi. La ricreazione è finita. Già? Già? C'è la campanella. Beccato, sì, si rientra in aula e si lavora. Ho scoperto che la casatella è buonissima. Comunque, in ogni caso, io la metto qui. Sì, in caso mai. Di necessità, appunto, vi potete tranquillamente oggi dobbiamo servire. Dobbiamo essere veloci. Lei è già abituata a correre veloce. Dobbiamo velocizzare anche. Vabbè. Io in cucina anche. Allora, sì, per prima cosa, passa di qua, vai.
E so che tu sei molto brava in cucina, però, vero? Sì, mi piace. Devo dire che è una delle mie più grandi passioni. Vedi? Poi queste ricette per me sono nuove, comunque. Ah, sì? Bene. Sì, sì. Allora, se mi gratti, la scorza del limone è da lavare, questo. Ok. E solo la parte gialla, ma non serve che, insomma, ti vada a dire queste cose. Mentre io inizio a fare la nostra crema con il latte. Questo deve essere una cosa buonissima. È buonissimo. Dulce de leche. Credo, non so, lo spagnolo non lo conosco. Ah, no, mi sembra sia di origine portoghese. Sì, venezuelana forse. Sì, sì. Okay. Dovremmo appurare. Allora, per questa ricetta male. Ci occorrono 1 litro di latte, quindi sì, intero, mi raccomando, di alta qualità sempre. E andiamo a versarlo in una padella. Fammi vedere, no, questo è più di alta, è più dell'alta qualità, perché ha questo marchio, facciamolo vedere a casa, sì, questo marchio della regione Veneto, un marchio regionale, si chiama QV Qualità Verificata ed è un marchio, questo qui, è un marchio che ne garantisce comunque una qualità, perché chi lo produce deve osservare dei disciplinari, insomma, esatto, qualcosa di molto serio, quindi esiste anche questo marchio, giusto parlarne, giusto informare. Esatto. Noi adesso abbiamo scelto l'alta qualità, però per chi per esempio ha problemi anche di intolleranza al lattosio, c'è anche quello delattosato, non al 100%, mm-hmm, però c'è anche quello, quindi anche ha solamente un 0,1% di lattosio. Ottimo. Allora, tu vado intollerante al latte? No? No, per fortuna no, per fortuna no. Però buono a sapersi. I semini, ok, della bacca, più la bacca proprio stessa. Proprio la bacca intera, perfetto. Esatto. E lo zucchero. Una botta di zucchero via. Questo dovrà cuocere lentamente, mescolandolo spesso. Ah, aspetta, anche il cucchiaino di bicarbonato. Perché bicarbonato? Perché aiuta anche a restringersi. Ah, sì? Esatto. Vedi, allora, andiamo a mescolare leggermente. E in un certo senso ci dimentichiamo di averlo, tra virgolette, Anna. Ok, prende a fuoco tutto. Esatto. La vostra nuova cucina. Deve cuocere per almeno 2 ore, ah, a fuoco molto molto basso, finché appunto diventa ben ambrato. Ho capito. Quindi lui è come se diventasse un caramello alla fine. Ok, allora lui lo facciamo andare tranquillamente per 2 ore, a fuoco molto basso. Mescolando lo mescoliamo ogni tanto, e via. Finché, perché io ce l'ho già pronto, perché a casa mia non manca mai. Guarda che brava, intanto che Emanuele ha grattato tutto, bellissima questa grattugia. Ecco, della scorza non è rimasto più niente. Bravissima, perfetto. Guarda che bello che viene. Praticamente sì, arriviamo ad avere proprio questo. Facciamolo vedere bene anche in... Wow. Allora, è noi andiamo... Una specie di mu. Di mu. Mamma. Al sapore del mu. E allora, o possiamo direttamente stenderlo in questo modo, cioè sulla feta biscottata, nei biscotti così, oppure lo possiamo amalgamare a ricotta, no, al cioè mascarpone. Questa è una cosa... E quindi fare dei dolci. È fenomenale questo, sì, eh. Calcolo che però, se ci arriva, dura minimo, cioè massimo 2 o 3 giorni in frigo. Beh, ma pigniamo prima. Non direi fare. Dai, su che abbiamo poco tempo. Meno chiacchiere cucinate, è già comparso il cartello in regia, grazie. Allora, per prima cosa, finché parlate, vado a tostare la farina di ceci, perché altrimenti rischiamo di avere un sapore abbastanza forte, e quindi finché diventa ben arancione in ma questo pensa, caso, anche e quindi perde bella, anche un po' del novità, suo sapore forte. Una bella novità solito anche questa, sì, Elenia, comunque quella di tostare la farina. Sì. Non l'avrei mai detto. No? No. E adesso, dopo vi lascio tutto lo spazio possibile per parlare, perché ne avrete da dire, andiamo a frullare finemente in farina, quindi rendendolo proprio setoso, la farina di cocco, quindi cocco rapé, lo zucchero di canna e i pinoli. In questo caso non andiamo a tostarli. No, anche di solito li tosto. Esatto. Abbiamo bisogno comunque di andare a sostituire in un certo senso la parte di burro, che in questa ricetta non abbiamo, perché abbiamo olio e acqua insieme, ok? E quindi abbiamo una parte oleosa che ci aiuta ad amalgamare il tutto. Vai. Vado. Perfetto. Voi parlate adesso. Noi pareva possiamo parlare. Sì. Meno male che ci hanno appena detto meno chiacchiere, più cucina. Sì, infatti. Comunque, cucinate. No, comunque, Manuela, vorrei un po' parlare di quella che è stata la tua storia come atleta, adesso come mamma, perché insomma sorge spontaneo il fatto di dire, caspita, tu hai avuto comunque una carriera a livello atletico fenomenale, perché sono la donna più veloce d'Italia, questa è la tua definizione, e adesso comunque con i bambini, con la famiglia, cosa è successo? Hai dovuto fermarti un po'? Ma allora, a parte insomma che adesso ho 38 anni,
Ho fatto 20 anni di carriera, che è tanto, insomma. L'agonismo logora, perciò io mi reputo molto fortunata, perché è per quello che noi non facciamo sport. È stata una carriera lunga, sì, è logora, bella. Tutto questa cosa che logora. si distrugge, diciamo. E perciò comunque tu lasci una fetta di vita importante. Sì. Tu conosci quasi solo quel tipo di stile di vita. E credo sia un po' più facile per la donna smettere. Tutti vanno un po' in crisi perché ti devi reinventare. Praticamente non sai fare quasi niente, voglio dire, perché è abbastanza settoriale, particolare e legato appunto all'usura del fisico. Credo che finire la carriera e rimanere appunto incinta è come desideravo. È un inizio, non è una fine. È talmente perfetto, ecco, talmente bello. Potrei chiedere, di più, perché era il mio desiderio. Vedi, però è interessante anche sapere questo, nel senso è meno difficile per la donna smettere la carriera. Sì, secondo me sì. Io vedo più i miei colleghi maschietti entrare in crisi. Parte che poi sono magari anche forse un ego un po' diverso, no? L'agonista, il... Noi donne le abbiamo prima, opinione la crisi. Personale. La crisi. L'uomo. Dopo. In crisi di altra natura. Ah, allora, aspetta che facciamo un po' il punto. Tu hai messo... Il macinato, la polvere che abbiamo macinato, quindi sì. Zucchero di canna, farina di cocco e i pinoli. Abbiamo aggiunto la scorza del limone, abbiamo aggiunto in questo caso la cannella. Sì. Che anche questa appunto dà una profumazione abbastanza rustica. Adesso facciamo appunto tostare la parte appunto di farina e poi andremo ad aggiungere appunto l'olio, la miscela, emulsione di olio e acqua. E poi questa è la fase, diciamo, iniziale, poi andremo a stenderli, quindi in questo caso faremo insieme. Ok, vedi che ha assunto un colore un po' più vivo. Si è colorita, sì, si è colorita. Vieni pure qui. Allora, andiamo ad aggiungerla, così. Sei tu l'aiuto cuoco oggi, eh. Mescola, vai. Poi la rifarai magari così, con Giulia. Molto volentieri. Io Giulia come ha preso? La 6 anni, vero? 6 anni e mezzo. Beh, per ora ovviamente benissimo, finché sono qui. E non si rende conto che non sarà più sola. E andiamo ad aggiungere adesso acqua e olio. Questa è acqua e olio insieme. Proprio strano. Un profumo. Perché così riusciamo anche a idratare la farina di ceci con l'acqua. Vedi che c'è sempre un perché. È olio di girasole. Olio di girasole. Perché rende più soffice. È meno invasivo anche a livello di gusto. Vedi che ne sa. Ma qualcosina, per carità. Lei poi è... Insomma, un grande professionista. No, ma io stavo parlando di te, che ne sai anche tu. Sì, allora, neanche confronti. Dovete capire. Allora, intanto, ecco, abbiamo appurato che l'origine del dulce de leche... Dulce de leche, o dolce di leche, dai, diciamo così, così non dico castroneria io, è il... Cile! Ah, io avevo pensato l'Argentina, invece. Vabbè, giù di là. Vabbè. Bon, bisogna darci... Vai con le mani. Perché allora, ogni biscotto che si rispetti bisogna impastare con le mani. Sì, quasi così. Ma allora, voi dovete sapere una cosa su questa Candino. Magnifica donna che abbiamo qui oggi. Perché lei allora non è solo un atleta con la maiuscola, una gran donna, una mamma, ma è anche... Non ridere, un po' esagerato. Primo aviere capo. Sì, cioè, qua adesso mettermi sull'attenti, ragazzi, perché dell'aeronautica. Guarda, dell'aeronautica militare. Del gruppo sportivo, che poi quelli che sono veri militari a sentire queste cose. No, insomma, ma scusami. Quasi si offendono. Tra l'altro, il battaglione tuo non è l'87. Oddio, no. No, non mi fare domande imbarazzanti. No, comunque il gruppo sportivo mio è a sede di Valle. Vai, togli tutto. Vai. Sul lago di Bracciano. Ah, ok. Ah, quindi non sei di base, in un certo senso. No, per fortuna, insomma, sono sempre riuscita ad allenarmi a casa. Sono quasi sempre stata ad allenarmi a Mira, in provincia di Venezia. Se vuoi lavarti le mani, guarda, non ti preoccupare, qua abbiamo il sapone. Una delle pochissime atlete, penso, che sono rimaste nel territorio a svolgere la propria comunque attività. Comunque l'aeronautica militare è molto presente sul territorio, eh. Io conosco bene assolutamente lo stormo di Villafranca, di Verona. Ecco perché quella domanda così particolarizzata. Molto bene lo stormo di Villafranca, che è stata Villafranca, sì, di Verona, sì, sono sì, delle persone eccezionali. Una delle basi molto più importanti aperte, sì, dell'aeronautica. Molto aperte anche con la cittadinanza, insomma, quindi...
E siamo felici anche ci siano, perché svolgono un ruolo importante nella sicurezza nazionale e anche in missioni all'estero, quindi... Allora, dal Kosovo, sono stati in Kosovo, in Afghanistan, quindi fanno da supporto, fanno tante cose. Anche il meteo fa. Anche il meteo fa. Allora, andiamo a foderare una teglia appunto da forno, in questo caso. Allora, io ho aggiunto la farina di ceci ancora calda. Io vi consiglio, se li rifate a casa, di aspettare che si raffreddi. Okay. Naturalmente abbiamo l'esigenza di fare presto e quindi l'abbiamo inserita subito. Adesso andiamo a stenderla, naturalmente tra due fogli di carta forno. Non facciamoli troppo sottili. Adesso vedi però che bel metodo, così non si appiccica niente, cioè è geniale, queste piccole cose ti aiutano, ti migliorano la vita. Compresa questa carta ripiegata in dentro, che così non svolazza, bravissima. E adesso ci divertiamo. C'è un buon profumino qui, ragazzi, c'è un buon profumino. Allora c'è la stella, perché comunque insomma, cioè, oppure il fiorellino. Quindi andiamo a copparli, come si dice. Parli. Senti, sono maschio e femmina? Allora, di qua abbiamo la femminuccia e di qua il maschietto. Chi si muove di più? Chi si muove di più? Neanche a dirlo. Il maschio? Ilenia, ne sai qualcosa per caso? Tu pensi averne due? Facevamo la prova col telecomando, mettevamo il telecomando sopra, riuscivano da quanto si muovevano a farlo cadere. Mamma mia. E tu come stavi? Benissimo, immagino. Ah, io sì. Sì? Guarda. Cioè, ma non fa male? No. Cioè, da fastidio, logico, non fastidio, ti senti strana, non è fastidio, però sì, è un po' strano. Certo è che se si muovono anche di notte, insomma, non è proprio simpaticissimo, perché non dormi più. Sì, già cominci a dire, insomma, fa. Allora, vai, li solleviamo piano piano. Che belli che sono questi fiorellini. Non importa, tanto qui il rimasuglio in un certo senso possiamo tranquillamente reimpastarlo. E non ti sei accorta, però, io parlo di Anna, che questo impasto non ha riposato in frigo come la pasta frolla. Perché non c'è burro. Ah, vedi. Ed eccoli qui i nostri biscottini. Sono biscottini alla fine, no? Certo che sono biscotti. Quindi questa è la quantità che ne esce con quell'impasto. Se volete averne di più, raddoppiate l'impasto. Ecco. Che naturalmente io vi consiglio. 10-15 minuti, Anna, basta. È per lei, ha le voglie. Dai, allora. Allora, è vero, parlo io. È per te, adesso questo è per me. E nel frattempo andiamo invece a conoscere meglio una realtà importante di cui tu fai parte, ossia la città della speranza. Andiamo a capire meglio di che cosa si tratta e che cosa fa. E poi torniamo qui. Noi tutti vorremmo che i nostri figli, i bambini in generale, stessero sempre bene, che non accadesse loro nulla di brutto. A volte invece, fin da piccoli, si ritrovano a combattere battaglie davvero immense, che noi speriamo sempre che le vincano. Oggi con noi c'è Stefania Focchesato. Buongiorno, Stefania. Buongiorno a tutti. E benvenuta a Due Chiacchiere in Cucina. E grazie a voi. Che questi bambini li aiuta, perché la città della speranza serve proprio a questo. La Fondazione Città della Speranza è nata 20 anni fa per costruire all'inizio l'ospedale a Padova come centro di riferimento per la cura di leucemie e tumori infantili. È stato proprio costruito a Padova perché prima era una clinica che comunque effettuava le diagnosi di tutte le leucemie in Italia su bambino, ma non aveva un reparto di accoglienza. Per noi è stato fondamentale avere un ottimo reparto di accoglienza per chi deve vivere questa esperienza piuttosto pesante e quindi combattere con la malattia. È importante ricordare che anche tutt'oggi tutte le diagnosi in Italia di leucemie e tumori su bambini vengono diagnosticate a Padova e poi inviato il protocollo di cura a tutti gli ospedali italiani. Questo proprio perché è un grande centro di riferimento, addirittura primo a livello europeo per la cura delle leucemie. Quindi questo primo intervento è stato fatto proprio per l'accoglienza. Successivamente pronto soccorso pediatrico, day hospital, un altro a Vicenza, pronto soccorso e day hospital proprio per favorire i bambini in terapia.
E un altro poi intervento successivo che secondo noi è fondamentale era sì l'accoglienza, ma pensare di poter migliorare i tassi di guarigione, perché il nostro sogno è un giorno di vedere svuotate tutti i reparti. Quindi abbiamo iniziato a investire dal 99 sulla ricerca, quindi all'interno dell'azienda ospedaliera abbiamo costruito i primi laboratori di ricerca e iniziato a finanziare con quello che allora era 1 miliardo in lire. Cosa si è arrivati a fare con questo? Nel senso, ci sono stati dei risultati, dei passi avanti grazie al vostro impegno anche dal punto di vista della ricerca? Assolutamente sì, perché allora pensiamo che 20 anni fa i tassi di guarigione erano al 30-40%, oggi siamo al 75-85% e sicuramente degli step. Noi abbiamo sostenuto in questi 20 anni la ricerca con circa 17 milioni di euro, hanno portato ad esempio appunto il protocollo di guarigione, alcuni riferimenti adottati a livello internazionale sono proprio frutto della ricerca sostenuta qui a Padova, però poi abbiamo anche sostenuto il gruppo delle staminali. Ecco, le staminali all'interno del liquido amniotico è una scoperta fatta tramite la Fondazione Città della Speranza, il professor De Coppi, che è appunto quello che ha scoperto le staminali all'interno del liquido amniotico, significa poter curare patologie, anche malattie degenerative, senza toccare il feto e quindi poterle utilizzare per studi molto approfonditi. Questo è importantissimo. Ne ha parlato anche il Papa quella volta di questa scoperta. Importantissimo. Chi volesse saperne di più, chi volesse approfondire o effettivamente cercare di contattarvi, cosa può, anzi cosa deve fare? Beh, entrare nel sito Città della... Allora, semplicemente Città della Speranza, si clicca, si arriva da noi, oppure www.cittadellasperanza.org, ma se scriviamo Città della Speranza arriviamo da noi, anche perché ci tengo a ricordare che la Fondazione Città della Speranza è nata e si sostiene per opera dei volontari, cioè è una realtà incredibile perché, come dicevo, prima abbiamo all'interno dell'azienda ospedaliera costruito i primi laboratori di ricerca, ma successivamente, siccome abbiamo ricevuto una donazione importante da una contessa di Milano, il marito era un ginecologo, abbiamo costruito il centro ricerche più grande d'Europa a Padova, in zona industriale, abbiamo 14.000 metri quadri di laboratori, 17.500 metri quadri calpestabili, significa una torre di 10 piani fuori terra. Si fa questo e altro, eh? Si fa questo e altro. Per i bambini assolutamente, per la salute e per pensare che un giorno tutti ce la faranno, si fa questo ed altro. Esatto, e noi ce lo auguriamo. Allora, grazie mille Presidente, è stata gentilissima, però ci ritroveremo di nuovo qui nel salotto di Due Chiacchiere in Cucina per approfondire di nuovo il discorso della Città della Speranza, molto importante. Incrociamo le dita e facciamo gli auguri a tutti i nostri piccoli bambini che ci guardano e che magari stanno affrontando un percorso difficile. E anche i genitori. Assolutamente. Forza ragazzi, dai. Grazie. Grazie mille. Grazie e alla prossima. Intanto noi andiamo in cucina. Ma che profumini i nostri biscottini, che profumino, Ilenia. Naturalmente non oltrepassiamo i tempi di cottura perché, come si sa, come tutti i biscotti tendono a indurirsi una volta che si sono raffreddati, ok? Sì. Bon, altrimenti diventano... Vai con un po' di zucchero a velo. Di marmo. Di marmo. Quindi zucchero a velo e poi vai. Con la salsina basta guarnirli. Nel sì. senso così. Anche perché noi, ti faccio vedere, no? Come belli si dovrebbe però, fare. Molto che bello. Meraviglia. Ecco. Mamma mia. Allora, o li mangi così. Sì, io li mangio così. Sì, sì. Oppure li vai ad accoppiare. Bello. Bellissimo. Grazie. Esatto. Non vedevo l'ora. No, possiamo fare a metà. No. Questi sono i nostri biscottini. Grazie. Vai. Come mai sei così gentile? E allora andiamo subito a vedere e a capire che vino abbiniamo con questi biscotti. Anna, Ilenia, che profumo questi biscotti! Per questi biscotti, per questo dolce, oggi ho deciso di abbinare un Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG dell'azienda Sorelle Bronca di Colbertaldo di Vidor, zona quindi storica del Prosecco di OCG. Mm.
visivamente possiamo vedere questo vino colore giallo paglierino scarico, classico colore del prosecco, il perlage fine e persistente, charmat corto, un mese e mezzo di autoclave. A naso si possono sentire tutti gli aromi della frutta fresca, qui abbiamo della frutta bianca, abbiamo mela, abbiamo pera. In bocca questo vino, un extra dry, 14 grammi litro di zucchero residuo, quindi la versione che più si addice a un biscotto, a un dolce. Anna e Ilenia, venite a degustarlo con me. Buon cin cin a tutti. Bene, eccoci pronti per la seconda ricetta, Ilenia. Bravissima. Lei intanto appoggia la pancia. Intanto la pancia. È un sostegno. Essendo alta, ce la fa. Fantastico. No, cosa cuciniamo? Allora, verdure di stagione, quindi gli asparagi, però li faremo farciti, anzi avvolti, e con una salsa al basilico. Wow! Con partenza il latte però, Però, interessante. Allora, subito gli ingredienti, Lenia. Gli ingredienti per gli asparagi farciti con salsa al latte e al basilico sono: per gli asparagi, 12 asparagi bianchi, 12 fette di prosciutto crudo, 12 fette di formaggio a pasta morbida, non stagionato, 3 uova, farina 00, pane grattato, olio di soia per friggere. Per la salsa al latte al basilico, un mazzetto di basilico fresco, 100 ml di latte intero, 2 cucchiai di senape in salsa in crema, 60 ml di olio di semi, un pizzico di sale. Ecco perché il basilico. Non è a caso qua il nostro piccolo orto. Allora, il mio compito. Il tuo compito è quello di andare a pulirmi, allora togliere naturalmente la prima parte che è molto coriacea, certo, e poi utilizzando il pelaverdure togliere la parte appunto più filamentosa. Okay. Quindi molto divertente. Sì, infatti, un bel compito, grazie. Prego. Prego, ti lascio a posto. Sì. Inizio a fare la salsa. Allora, io ho messo già a scaldare l'olio e ho la mia pentola appunto di acqua bollente perché le andiamo leggermente a sbollentare. Perfetto, perfetto. Ok, allora, in questo caso utilizziamo appunto un'altra digeribilità, sì, quello che dicevo quello prima. Va sempre bene per tutti, credo, no? Sì, quindi dà un po' meno problemi rispetto, sì, soprattutto per chi ha, come si diceva prima, delle intolleranze. Allora, qua mettiamo quindi, quanto? 100 ml. 100 ml. Ne facciamo pochina, insomma, dai, perché dopo te la mangi. Ci basta. Tutta. Facciamo doppia dose? Ma così quasi. No, tu impari a farla. Io e imparo. Poi... Vedi, questo però è utile questa ricetta, magari farla in due. Non so, mettete il marito a sbucciare gli asparagi, così fa le cose... Ne conosco uno che ha dovuto pulire asparagi nel weekend, vero Anna? No, perché? Allora, naturalmente in questo caso abbiamo il basilico fresco. Se vogliamo possiamo utilizzare, come ti dico sempre, per esempio la menta fresca o le foglie del sedano o del sì, spettacolare degli spinaci, però il basilico è vero, l'avevamo fatto una volta un pesto con gli spinaci, sì, che era buonissimo tra l'altro. Quindi con tutto quello che abbiamo a casa. E vai. Quindi andiamo ad asciugarlo un po'. Guarda che potiamo bene questo pota pota. Beh, no, ma guarda che anche per il basilico alla fine se tu togli le, insomma, le foglie, alla fine lui butta lo stesso, adesso poi è la stagione giusta, quindi... Allora, aspetta. Una piccola giardinina. Sì. Allora, anche in questo caso, come facciamo per la maionese, sì, al posto dell'uovo abbiamo il latte, sì, e andiamo subito a rendere in un certo senso acido, perché mettiamo appunto la senape, e questo avrà il potere di andare a coagulare immediatamente il latte. Ti adoro. Lo fantastico. So. Quindi anche magari, non so, per chi non mangia uova o intollerante, sì, all'uovo, non lo so, esatto, quindi questo va benissimo. Quindi andiamo a montare leggermente. Mitico. Ma sapevi questa? Guarda, hai assolutamente no. Giulia mangia di tutto a casa? Sì, sì, per fortuna sì. Insalata, un po' tutto. E adesso andiamo a mettere il basilico. E vai con il basilico? Sì. Wow. Vediamo se riusciamo a chiudere. Nel frattempo i nostri asparagi sono pronti, giusto? Sì. Dopo dipende sempre dal gusto, insomma, però è più che sufficiente questo.
come cottura. Quindi. Ascolta, invece, volevo riprendere il discorso che stavo iniziando, ossia la Città della Speranza. Come sei stata coinvolta in questo progetto? Beh, mi hanno chiesto di fare da testimonial e io ho aderito ovviamente subito, perché è una cosa seria, ben fatta, e poi la cosa che mi preme in assoluto più da dire è il sostegno a questa associazione importantissima, e insomma, se volete farmi un regalo, devolvete, firmate per il 5 per 1000 alla, per la ricerca della Città della Speranza. Un regalo soprattutto a quei, tutti cosa, quei bambini che stanno affrontando. Sì, sì, perché poi i risultati sono reali, sono tangibili e straordinari soprattutto. Ogni 1500 firme possono avere un ricercatore in più. Che non dunque, è male. È parecchio. L'anno scorso le firme sono state 33.000, perciò insomma ha un grande successo, riscontro, si parla di bambini, si parla insomma di progressi nella medicina. Eh sì. E perciò mi preme molto, ecco, questo dire per questo. Voi. Voi? Quindi anche per me? Per voi. Ah, per noi. E per tutti noi. No, cosa facciamo adesso con... Adesso andiamo a creare la panatura. Ok. Allora andiamo a sbattere leggermente il nostro uovo intero, naturalmente, quindi albume e tuorlo. E adesso dovremo fare un lavoro di equipe. Tra l'altro la salsina va benissimo anche per te, perché non c'è l'uovo crudo, perché altrimenti sarebbe stato uovo crudo, non va bene per chi aspetta. E invece ricordiamo gli ingredienti della salsina. Latte, basilico, basilico e olio. E olio, che è quello che poi fa prendere. Un pizzico di sale, naturalmente, ma poco, perché abbiamo già appunto la senape che è gustosa. Non te lo finisci, Anna? Se magari la se ci dai una mano a togliere un po' di roba. No, adesso. Dai, tu. Allora. Come quindi? Ha trovato proprio la persona giusta. Allora, qua ho bisogno di una tua mano. Allora, adesso andiamo a prendere una fettina di formaggio. Se riusciamo ad avere delle fettine più sottili, meglio ancora. Ok? Qua, in questo caso, basta così. Le ho tagliate io. Guarda che sono sottilissime, sarei stata un grandissimo chirurgo io. La precisione proprio. Ok, allora, fettina. Così. Fettona. Fettona. Quindi prenditi già pure un altro asparago. E lo andiamo a vestire. Una bomba. Guardare. Scottano. Sì. Mille gradi. No, magari a casa possiamo anche aspettare sia raffreddino. È sempre meglio aspettare che le cose raffreddino, mi raccomando. Poi qua ci fanno sempre fretta, non abbiamo mai sempre tempo. Sempre fretta, veloci. Noi siamo veloci. Aspetta che chiudo. Dopodiché, uovo. Farina, quindi anche un'idea diversa per... Senti, dai che ci mettiamo veramente a fare una catena di montaggio, dai, cosa devo fare? Era un'ottima ricetta. Che poi col formaggio vai a rivestire. Io non volevo sparare. E poi andiamo a panare con il pan grattato. Mazza che scorta. Allora, no, perché mi era l'asparago era infuocato. Allora, vediamo la temperatura. Ok. E andiamo a tuffare. Magia. Cioè, no, soprattutto è succulenta questa ricetta, è molto speziosa. È un piatto completo questo? Praticamente sì. Più che completo. È tutto. Sì, è vero, perché alla fine... Va bene, mangi uno, però lo mangi anche fatto due. Bene. Anche tre, vero Anna? Ecco. Allora, qui dobbiamo pucciarli qua nel... Sì. Anzi, prima vai, uovo, farina, uovo, pan grattato. Ma questa è una sorta di panatura valida anche per altre... Beh, è la panatura classica. Ecco. Come dire. Dove va girato Sara? Un po' il... Ecco, ok. Wow! Piterina, che bello! Questo cosa faccio? Ma io lo terrei là, cosa no, dici? No, mi chiedo tu pure di scottare con una frana. Beh, ne mangi uno, insomma, direi che spettacolare. No, questo è una bomba. Questo è un antipasto alla fine, basta uno. Anche due. Appunto, anche tre, è vero Anna?
Per i nostri antipasti di primavera, quando facciamo le cene, anche gli aperitivi, cioè può essere d'aperitivo sì, anche questo. Sì, certo. Quindi tu lascialo là che io me lo prendo e lo metto cioè, io. Guarda che lavoro di squadra. Magari una catena di montaggio perfetta. Vabbè, insomma, abbiamo non capito. Hai già finito, Anna? Non esageriamo. Sì. Che bisogna farli tutti, non ho capito. No, allora. Quando devono nascere i bimbi? Andiamo argomento. Manca ancora un bel po'. In estate? I primi di agosto. Ah, però. Primi di agosto. Di solito i bimbi nascono un po' prima. Sì, vero. Lo spazio si riduce molto. Ecco qua pronto un fagottino. Lo seguo io. Proseguite. Sì, perché lei si è già lavato le mani. No, beh, insomma, magari c'è da lanciare ma poi li la pubblicità, anche lei, allora. No, ma la pubblicità la puoi lanciare anche con le mani sporche lavorando, eh. Vuoi che provo? Sì. Pubblicità! Visto che si riesce? Eccoci qui, allora, Ilenia. Io intanto che voi... Che sciccheria. Beh, dai. Ma che vedi anche semplicemente con il latte. Ha una consistenza eccezionale. Riesce a inventarsi questa donna solo con del latte, cioè. Adesso dica una voglia. Wow, assolutamente sì. No, guarda, tu con l'asparago è come si fa? E vai a pucciare. E le mamme in attesa questo lo possono mangiare, no? Sì, perché è tutto cotto qui. Allora, qui. Dedicato a tutte le mamme in attesa, dedicato alle mamme in attesa e alle mamme in generale. Grazie. E quelle che verranno, e no, quelle piano, che sono state. Piano, piano. Allora, questo è il nostro piatto, facciamolo vedere bene, bellissimo, proprio una sciccheria. E allora andiamo subito a vedere che vino abbiniamo, per tutti quelli che non sono in attesa magari. Grazie ragazze. Ho pensato di abbinare a questi asparagi farciti un vino diverso dal solito, sempre un Valdobbiadene di OCG frizzante, ma questa volta, come potete vedere dalla bottiglia, non limpido, ma un po' torbido. A dire la verità, l'ho mossa prima di aprirla. Questo qui è il Surlì, il vino della tradizione, il vino che la gente ha cominciato a richiederti. Difetto perfetto, vino della cantina Sorelle Bronca di Colbertaldo di Vidor. Surlì, ha fermentato in bottiglia. Infatti, prima di aprire la bottiglia c'erano i lieviti nel fondo, poi l'ho mossa perché secondo me in questo vino devi sentire tutto quello che ti può dare il lievito, dalla mineralità, dalla ricchezza che ti dà in un vino. E con gli asparagi ci ho pensato era l'abbinamento migliore che potessi fare. Ovviamente quando lo guardiamo nel bicchiere ti sembra subito qualcosa di strano, ecco perché il nome difetto perfetto. Per me è una perfezione il fatto che non sia filtrato, per qualcuno forse è un difetto perché dice questo vino non è limpido. A naso la mineralità, il lievito, la crosta di pane che si sente. Gli stessi sentori che poi si ripetono in bocca. Ovviamente non ha tante bollicine, è un frizzante. Per legge non puoi fare un Surlì del Valdobbiadene di OCG spumante. E quindi 2,5 atmosfere di pressione. Ottimo bicchiere da abbinare a questi asparagi che hanno un profumo delizioso. E quindi buon appetito a tutti. Bene, allora eccoci qui con i nostri due succulenti piatti di oggi. Facciamo superato te stessa. Ogni giorno me lo dici. Allora, dai, su che facciamo un brevissimo riassunto. Per quanto riguarda appunto i biscotti con la farina di ceci, abbiamo frullato le polveri, abbiamo tostato la farina di ceci, mi raccomando non troppo, abbiamo assemblato appunto tutte le polveri in un certo senso con la scorza grattugiata del limone, abbiamo amalgamato con olio e acqua,
abbiamo steso tra due fogli di carta forno, coppato con delle formine, messo in forno a 180 gradi per circa 10 minuti, 15 minuti, poi dipende sempre anche dalla forma che diamo. Per quanto riguarda invece appunto il dulce de leche, abbiamo messo il latte, lo zucchero, la bacca di vaniglia, il bicarbonato, abbiamo fatto cuocere a fuoco basso naturalmente per circa 2 ore. Ottenuto questo risultato, l'abbiamo messo nei vasetti e può durare per circa anche 2 o 3 giorni, sempre se ci arriva. Per quanto riguarda invece gli asparagi farciti, li abbiamo puliti naturalmente, sbollentati in acqua leggermente salata, lasciati raffreddare, a volte con delle fettine di formaggio a pasta morbida, a sua volta ancora sigillati e bardati con del prosciutto crudo, fatto la classica panatura, uovo, farina, uovo pangrattato e fritti. Per quanto riguarda invece la salsa, in un frullatore, latte, senape, sale, naturalmente poco, delle foglie di basilico fresco e poi dell'olio appunto a necessità, fino a ottenere la densità desiderata. E poi servito e mangiato. Servito e mangiato. Allora, grazie mille alla nostra Manuela, che veramente è stata un'ospite graditissima. Mi bravissima. Mi sono divertita un sacco, grazie. Ma siamo veramente felici di averti ospitato qui, anche per il ruolo che hai appunto come testimonial della città della speranza, perché vi ricordatevi che è in palio la vittoria della vita. Esatto. Questo è il vostro motto. Mm-hmm. E allora, noi vi ricordiamo che questa puntata la potete rivedere, come anche le ricette, su www.settegoldetelepadova.tv. Naturalmente abbiamo anche la pagina Facebook, ci fa piacere se mettete un like, e siamo anche su YouTube. Abbiamo certo. Anche il profilo Instagram adesso. Tutto. Sono bravissimi in questo Settegold, soprattutto Silvia è stata la nostra tuttofare social. Allora, noi vi ringraziamo naturalmente per averci seguito. Ricordiamo il sito sì, che della Città della Speranza. lacittadellasperanza.org, mi raccomando, aderite il più possibile, 5 per 1000 che è importante. E allora grazie a te e in bocca al lupo. Crepi. Sentiamo il pancino. Grazie. Tutto con la ciao. Ciao, alla prossima. Ciao. Qua c'è la bimba, maschietto. Di qua. Qua c'è il maschietto. E di qua. Amore.